Io, sottoscritto Gianni Goodman, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, anche se obnubilato da una maraglia di cannolicchi siciliani, lascio tutto a mio nipote Jean Perjean, e sempre sotto l'effetto di una smaraglia di cannolicchi, ma lucido quel tanto che basta, lascio niente ad Anna Moria e Cessetta, e men che meno ai gemelli di Jean Perjean, cioè Jean e Jean-Jean. Lascio tutto a mio nipote Jean Perjean perché è bello e brutto, duro e tenero, cattivo e buono, furbo e idiota, perché è uno e bino. Ale, lascia Jean Perjean un preservativo, non si sa mai. E anche un francobollo per ogni evenienza. E poi lascia un gatto per le crisi d'affetto, un topo per le crisi d'affetto del gatto. Un foglio di carta igienica per ogni evenienza e anche uno spazzolino nel caso fosse finita la carta igienica. Lascio anche un po' di sciolina nel caso nevicasse d'un tratto, ma la neve nevicata fosse troppo stopposa. Lascio anche una leva del cambio, così, tanto per cambiare. Poi lascio una mazza, tanto per picchiare, un pennarello, tanto per disegnare. Poi lascio proprio una mazza, cioè niente di niente, ai suoi gemelli, a Cessette ed Anna Moria. E a Jean Perjean lascio anche un centro tavola, così se vuole andare in centro, basta che tolga la tavola. Lascio anche una mambassa, se gli piace rubare moltissimo, un fischietto, se i suoi gemelli Jean e Jean-Jean lo prendono, lo vestono da arbitro, lo portano allo stadio e gli urlano: adesso arbitro, ti bruciamo la casa. Lascio anche un fiammifero, perché se Jean Perjean è più veloce di loro, riesce a bruciarli prima lui. Lascio inoltre un pelo di grizzly, gli capitasse mai un incidente, così da non poter dire: non mi sono salvato per un pelo. Lascio anche 280 centimetri di salsiccia, se cambia sesso, diventa donna, resta incinta, gli viene voglia di salsiccia. Lascio inoltre a Jean Perjean una casa chiusa, se gli piace star fuori la sera, ma anche la mattina e il pomeriggio, cioè sempre. Lascio inoltre un po' di materia grigia, che sta benissimo sul mio frac nero, che purtroppo non metterò mai più. Insomma, gli lascio tutto quello che ho, qualsiasi cosa, tutti i miei averi, i giocattoli, gli orsetti, i pupazzi, i burattini, i tegami, i tegamini, le bambole, le macchine, i trenini, le carte, gli scacchi, le penne, la stila, la matita, la gomma, la lavagna, la scrivania, la seggiola, i tappeti, i comodini, la poltrone, i divani, i letti, i cuscini, la penna, l'oca, l'anatra, il pavone, il pollo, il timballo, lo sformato, i finocchi, i cetrioli, pinzimonio, l'ananas, le ciliegie, le more, le grandi, le piccole, le nane, lo scolo, la pasta, i sughi, le pentole, i coltelli, il lanciatore, la donna e il cannone. Tutti i sassi, le conchiglie, i minerali, i brillanti, tutti, lo zeffiro, l'onice, la pomice, la cimice, lo smeraldo, il fulgor, l'olimpia, il metropolitan, l'embassy, la sala A, la sala B, la sala C, brustulli, caramelle, liquirizie, bibite, patatine, popcorn. E lecca lecca, gli sputa sputa, mordi mordi, i mangia mangia, i rosicchia rosicchia, gli spacca spacca, gli sbrana sbrana. E poi la caffettiera, la tiera, la piattaia, e anche l'aia, l'ovile, il badile, la forca, la zappa, il contadino, le tenute, le ridate, il trattore, il mietitrebbia, l'aratro, la vigna, il pero, il prugno, il castagno, il tammugno, il ciliegio, l'alloro, il rosmarino, la salvia, le azalee, le aiuole, l'edera, le diatomee, i rosetti, le ninfe e lo stagno. Va detto che zio Goodman era ricchissimo, e quando parlo di ricchezza parlo di opulenza, opulo dal toscano copuloenza, dal latino abbreviato eccedenzia. Lui possedeva fin troppo, campi da surf, surf, campi da golf, golf, campi da tennis, tennis, clubhouse, Mickey Mouse, sua sponte, mea colpa, sua colpa, free shop, ship shop. Lui voleva ridare un senso alla ricchezza e fare ritrovare quello che ognuno di noi aveva perso per sempre, che so, un mazzo di chiavi, la verginità, un amante, una casa a Capri, una casa ad Anna Capri, una casa in Sardegna, una casa in Anna Sardegna.
sia chiaro che io non ce l'ho con chi ha tutto e chi non ha niente. Tanto si sa che il mondo è diviso tra chi ha poco ed è felice, chi ha tanto ed è infelice, chi è povero ed è contento, chi è ricco ed è triste, chi è sordo ed è felice, ma va sotto un tram perché non lo sente arrivare. Chi guida quel tram ed è felice perché ha un posto di lavoro, ma va nei casini perché ha investito un sordo. Chi fa la maîtresse di quei casini ed è felice perché non ha il senso della misura. Chi ha il senso della misura ma è triste perché si trapassa con un metro e muore dissanguato. Chi è alto ed è triste, chi è basso ed è in faccia alla vita. Chi è magro e non è contento, chi è obeso ed è contento. Chi ha splendidi capelli biondi, lunghi e non è felice. Chi è calvo e ride in faccia alla vita. Ma soprattutto chi è alto, biondo, magro che ride in faccia agli obesi, ai bassi, ai calvi, ai nani. Diciamo che in ogni verità c'è una dose di smania, e la smania ci seduce e la ragione ci conduce. Ma dove? Ma come? Ma quando? Ma perché? Ma per chi? Ma per cosa? Ma per quanti? Ma di chi? Di cosa? Di come? Di perché? Di quanto? Di quanti? Su chi? Su cosa? Su come? Su perché? Su quanti? Su quanti? A chi? A cosa? A come? A perché? A quanto? A quanti? Con chi? Con cosa? Con come? Con perché? Con quanti? Con quanti? Di cosa? Di come? Sa quanti? Sa come? Di quanti? Per cosa? Sa come? Sa che? Va detto che zio Goodman aveva un gran bel carattere, ma non amava perdere la faccia, perché gli sarebbero andati i capelli sulle spalle. E lui, se c'era una cosa che odiava, erano le spalle. Lui era un uomo molto sensibile. L'ultima volta che pianse, si commosse. Lui era così, lui non diceva mai di no, lui diceva sempre un marconista delle affermazioni. Un uomo abbastanza fortunato, dico abbastanza perché sposò in prime nozze Cessetta, donna non bellissima, che lui soprannominò Illusion, tanto era lei si rifece anche al Labrador, questo per dire che anche il suo cane non aveva una bocca meravigliosa. Poi in seconde nozze sposò Anna Moria, donna già più carina, Anna Moria. Ma ogni volta che entrava da qualche parte Anna Moria, tutti cadevano come mosche. Lei collezionava cadaveri, era il suo hobby, un obitorio potrebbe dire qualcuno. Un giorno mentre stava seppellendo sotto terra Cessetta, zio Goodman, fortuna delle fortune, trovò una città sepolta di 40-50 centimetri, quindi culo, se mi è permesso. Avrebbe trovato chiunque. Scava, trovò anche il cadavere di una donna putrefatto, da vedere molto più carino della sua Cessetta. E scava, trovò anche la tomba del famoso re Gino Fantazzini III, un re orrendo, detto re pellente, me lo ricordo ancora. 59 di scarpe, 86 di taglia, 4 metri d'apertura alare, un mostro, ma di profilo più dolce della sua Cessetta. E scava sotto la tomba, ebbe la fortuna di trovare oro, incenso, orecchini, bracciali, argenti, un forno a microonde, un loden e una racchetta da ping pong pang. Si vede che il gioco allora era molto più complicato. Si pensò subito a una presa per i fondelli, ma vennero trovati nella tomba anche quelli. Questo era zio Goodman, un uomo baciato dalla fortuna, sfiorato dal destino, ma soprattutto, leccato dalla stupidità. Lui era un grande altruista, però. Lui amava gli altri, ma chi amava soprattutto, mi sembra che l'abbiamo capito, lui amava Jean Perjean, il nipote prediletto, Jean Perjean, perché era bino, era speciale, Jean Perjean, era bellissimo ma orrendo, furbissimo ma idiota, era bino, era speciale, era doppio, era quappio, era trippio, Jean Perjean, e lui era fan di Jean Perjean, fan per fan di Jean Perjean. Jean Perjean aveva un cervello particolare, un cerebrino cereberrimo segato in due, una parte che definiremo A, genio puro, l'altra che definiremo B, stracchino. Quando lui era nella fase A era intelligente e scopriva, come quando scoprì la forza elettrica dei cani che lui definì la scarica dei 101.
Come quando scoprì i numeri impossibili. Sere se sen, 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 66, 800, tonto, 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 84. Come quando scoprì i numeri inespressi soltanto con un esempio. Conosco un ragazzo che ha vinto la maratona Brno Tangeri Osaka e appena arrivato si è scritto la marcia lunga Bombay e ha vinto anche quella. Non posso crederci, quel ragazzo ha dei numeri. Ma quali? Ecco i numeri inespressi. Poi il suo cervello usciva dalla fase A e si stracchinizzava. Entrava nella fase B e diventava più stupido degli stupidi. Come quando scoprì i numeri romani. R7, R15, R12, R19. I numeri dozzinali, quel cacchio di 6, quel cavolo di 9. I numeri civici, 21A, 23bis. E i numeri del circo, 4 leoni, 5 tigri. Poi il suo cervello si destracchinizzava, usciva dalla purrea più totale, tornava nella fase ah e capiva, come quando capì che un uomo non è importante che sia tutto d'un pezzo perché può essere anche un pezzo di merda. Ecco dove si spingeva la sua intelligenza. Poi tornava nella fase boh, come quando l'ufficio di igiene lo obbligò ad aprire una finestra del suo bagno e lui cominciò a farla da quella finestra. Questo amava di lui Zio Goodman, non il fatto che lo facesse dalla finestra. Abitava sotto, quindi lo escluderei. Lui amava il suo essere Giano Bifronte, Jean Bifronte, Jean per Jean. E questo Jean e Jean-Jean non lo capivano. Jean e Jean-Jean erano gemelli di Jean per Jean ed erano uguali, ma avevano reazioni diverse, reatio disugualis. Ma avevano una cosa in comune, comunis cause. Erano convinti di aver perso ingenti ereditazio zii a causa dei loro peccati, cioè subconscio, colpino, cinemativo. Ma Ixi non era, cioè non era così. Allora cum erat bonus Deo? Cioè Dio bono! Si può sapere come va avanti questa storia o no? Semplice, Zio Goodman era brodo giugiolorum, soltanto soltantorum, sic simpliciter, per Jean per Jean. E basta! E questo Jean e Jean-Jean non lo mandavano giù, no prosit. Loro non lo digerivano, no ruttabilis. E da quel giorno non fecero altro che peccare, 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 confessarsi, peccare, 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 confessarsi, peccare, confessarsi, peccare, confessarsi in un delirio di espiazio, colpazio, reazio, peccazio, più non pozio. E chi meglio di me avrei potuto confessarli tutti e due? Uno, talmente pentito, ma talmente pentito, che vinse anche un concorso di colpa. Uno. L'altro invece che peccava, si divertiva, si divertiva, peccava, peccava, si divertiva, si divertiva, peccava, peccava, si divertiva, peccava, si divertiva. Oh, mi diverto, pecco, se pecco, mi diverto, quindi, oh, mi diverto, oh, pecco, quindi mi diverto, e se pecco, mi diverto, come vado, non vado male, oh, se mi diverto, io pecco, pecco, quindi. Il primo a confessarsi fu proprio lui, Jean. Da quanto tempo non ti confessi, figliolo? 12 ore. Mi diverto. Come vado? E che peccati ricordi, figliuolo? Ho detto falsa testimonianza, bestemmiando, rubando, uccidendo il mio migliore amico, perché non mi faceva commettere atti impuri con una ragazza che ho rapito il luogo sacro, offendendo chiunque passasse anche soltanto nei dintorni. Come vado? Non vado male. Mi diverto. Ricordi i tuoi peccati? Yes, I suppose. Sì, certamente. Tutto quello che l'ho detto fino adesso l'ho fatto mentre fornicavo. Avevo tempo e lo facevo. Come vado? Hai mai pensato, ragazzo, di consultare un terapeuta? Sì. L'ho fatto. E lui cosa ti ha detto? Mi ha detto, per favore, non uccidermi! Perché io gli puntavo una siringa, poi ho detto, forse è troppo. Allora gli ho puntato una supposta. Cosa devo fare? E hai famiglia tu, ragazzo? Sì. Ho due gemelli, che sono per me come dei fratelli, e uno zio morto da poco, strozzato dal suo pene durante un sonno molto agitato. Vuole sapere la causa del decesso? Impiccamento alla glande! Pentiti, ragazzo, pentiti, o non capirai mai cosa è bene e cosa è male. I such, father. Lo so, padre.
cosa è bene e cosa è male. È male stirarsi i vestiti senza levarseli di dosso. È male prestare delle cure, chissà che non te le restituirà più. È male scartare delle ipotesi davanti a un bambino ipotetico. È male andare a piedi scalzi sul bordo di una piscina sperando di andare a funghi. Questo è male. È male guidare con destrezza se si è mancini. Ed è male credere nella provvidenza celeste se si è daltonici. Questo è male, father. Io non parlavo di questo male bene, io parlavo di ricchezze interiori. Interior ricchezze. I just exist, father, sono anche queste, father, scusami, vede, sono qua, attile. Ricchezza interiore, 40 kg di colon, 30 kg di intestino. Ricchezza esteriore, pube d'ermellino, ascelle di bisone. Ricchezza di famiglia, un sacco di gemelli e un grande zio. Pensi spesso a tuo zio? No, father, non me ne può fregare di meno, che tradotto in inglese significa the spot of my mind. The patapum opens the door, cioè sfondi una porta aperta. The patapum opens the door. My uncle, very disheredited for my character, Giugiolons. Cioè, mi hanno lasciato poco come eredità a causa del mio carattere un po'. Un po' di durellone. Forciter, cioè probably, insomma non certly, perché mi prendevo gioco di lui. Mi divertivo at the your scapel, alle sue spalle, father. E lo prendevamo in giro perché non diceva mai di no. Un giorno abbiamo rubato la macchina a Cessetta. Cessetta, anche la macchina di Cessetta non era molto bella. Cessetta ha incontrato zio Goodman per le scale, gli ha chiesto, hai visto chi è stato? Lui non aveva visto, ma non sapeva dire di no, quindi disse, sì. Mi sapresti fare i nomi? Sì. Li hai visti veramente? Sì. Mi stai prendendo in giro? Sì. Sei stato tu? Sì. Fu picchiato oltre ogni limite. Lo farai ancora? Sì. Sei scemo? Sì. Mi vuoi sposare? Sì. Ma gliene facevamo, se gliene facevamo. The over the arcobalen, cioè di tutti i colori. Io cercavo di ipnotizzarlo con la mia bacchetta magica davanti agli occhi per ore e ore. Cercavo di ipnotizzarlo con la bacchetta magica davanti agli occhi e quando non riuscivo a ipnotizzarlo, tac, gliela infilavo in un occhio. E lui s'accasciava al suolo pronunciando le fatidiche parole magiche. Ma vi tira una fetta di culo, eh? Forse quello era l'unico momento in cui perdeva your self-control. Self-control un cavolo, non ci vedo più da quest'occhio. Poi arrivava Jean-Jean e diceva, posso farlo anch'io? E lui non sapeva dire di no. E disse, sì, e anche Jean-Jean, tac, nell'occhio buono. Ma gliene facevamo. Facevamo anche the crudelity scurry time, cioè dei tremendi passatempi, the crudelity scurry time. Gli collegavamo un tubicino di plastica alle narici e pompavamo water life balance, cioè acqua vite caldissima. E lui sudava, non lo sopportava. Strano, perché era abituato a bere brodo dalle orecchie, quindi non capisco. Le avevamo collegato a un sofisticato sistema di stupidate che dalla tromba d'Eustachio andava all'esofago e dall'esofago andava al citofono. Così quando gliele suonavamo almeno ci apriva, ecco questo faceva. Ma gliene facevamo. Facevamo anche the divertiments annualis, the enjoyings periodics, degli scherzi momentanei. Come dice il detto marzo stronzarello, io a marzo mi mettevo dietro un angolo, appena passava zio Goodman lo colpivo fortissimo, with sturone bastrum, cioè col bastone del cesso, semi indolor, but non inodor. Poi arrivava ad aprile, ogni aprile un badile, io ad aprile mi mettevo dietro un angolo con un badile, appena passava zio Goodman, giù, una badilata in testa. E lui diceva, non si fa così, allora io giravo il badile e giù, un'altra badilata in testa. E lui diceva, non si fa così. Allora io lo colpivo col manico. E lui diceva, non si fa così. O mi dici come si fa o ti uccido, va bene? Basta però. Poi arrivava maggio, il mese delle mamme e delle madonne. Io a maggio mi nascondevo dietro un angolo con una mamma. Appena passava zio Goodman, giù, una mammata in testa. E le madonne? Ah, quelle le tirava lui dopo. Poi arrivava ottobre, il mese dei marroni, e lui aveva paura, ma non gli facevamo niente. Alla fine dell'anno, capodanno, gli facevo qualcosa alla testa, capodanno, quindi non c'è dubbio.
E i primi di gennaio invece mi buttava ai suoi piedi. Ah, quindi gli chiedevi scusa? Now, Father, Pret Santus, Parroc, Don, non so più come chiamarti. Gli legavo the string of the food, cioè i lacci ai piedi. The firulì, firulà, trabocchet. Cioè uno scherzo del piffero, capisce? E non siete mai andati a Canossa? A Canossa? Why? Because? Pirchli. Adesso Pirchlino, non certo perché, però ci siamo capiti. Lui ripeteva per tutta la vita, perché sguazzare nel dubbio, andare a Canossa quando ci si può fermare a Gubbio? Questo diceva lui. E you say, father, tu sai padre quanto amassi Gubbio, zio Goodman. I love you, Gubbio. Amava anche il lupo di Gubbio, amava tutta Gubbio. Era la città più cara, ma lui era ricco, quindi chi se ne frega se era una città cara. Lui diceva, Gubbio di giorno mi ricorda Loreto di sera. È come Assisi di pomeriggio, questo diceva lui. Gubbio l'amava molto e la comprò tutta Gubbio. Comprò anche il castello di Garozzo Ospone della Magassa, il castello di Marco Ondiro e del fratello Ondello. Castello di Marco Ondiro, Ondiro Ondello, quello, quello, proprio quello, quello. Lo si può visitare ancora oggi tutti i giorni, esclusi i giorni della settimana. Dalle 6 alle 6, quindi bisogna darsi una mossa, se no lì dentro. I bambini non pagano, gli adulti pagano i bambini, che prestano i soldi agli anziani, se no lì dentro non ci mettono piede. E a chi regalò tutto questo ben di Dio, zio Goodman? A Jean Perjean, perché Jean Perjean era bino, era doppio, era quappio, era speciale. Jean Perjean praticamente era Jean e Jean-Jean. Certo, anche Jean e Jean-Jean erano Jean Perjean, ma Jean Perjean era Jean e Jean-Jean da solo. Mentre Jean e Jean-Jean erano Jean Perjean insieme, comoda la vita. Se noi matematicamente prendiamo Jean 2, togliamo Jean 1, cioè, voglio dire, mi spiego peggio, no? Prendiamo una retta che io definirei Jean 1 e un'altra retta che definirei Jean 2 detta Jean 3 per fare un po' di casino. Jean 1 e Jean 3, ex Jean 2, si trovano in un punto, Jean 4 detto Jean 5 per continuare nel caos, dove parte una retta diretta, lo dice la parola stessa, verso il castello di Garozzo Ospone della Magassa, il castello di Marco Ondiro del fratello Ondello, che erano poi due gemelli anche loro, c'era cioè Ondiro, 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 Ondiro per Ondiro e Ondello, 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 Ondello per Ondello. E lascio a Jean Perjean, come d'accordi precedenti, tutti quanti i miei valori e soprattutto il mio castello di Garozzo Ospone della Magassa, con le sue 490 stanze, 866 saloni, 49 piani, 2 gradini, belli alti però, 180 terrazze, 90 torri, 40 ponti, 50 carie, 20 cavalli da corsa, 8 da soma, 7 da dum, 6 da cena, 5 da sera, 4 da gala e 1 da solo. Cioè uno, no? E gli lascio anche le stalle, i maneggi galoppatoi, le lavanderie, le tintorie, i lenzuoli, le federe, i comodini, anche i Vater and Brother, i Mater and Mother, i Carter, i Simplex, gli Homeless, i Matchless, i Beatles, The Esinel with Vacca, cioè il gruppo dei Presep, The Esinel with Vacca, Jesus, Mary, Joseph, King Magic and Pasteur. E se c'era Pasteur, vedrai che c'era anche Darwin, Newton, Carton, Simpson, Oxon, Tuxon, Luxon, Trexon, Trexon. Ripetete con me, Luxon, Tuxon, Roxon. E naturalmente niente di niente a Jean e a Jean-Jean. Ma almeno lasciagli qualcosa, un Fuxon, un Muxon, un Taxon. Non so cosa sono, ma ne hai tanti, lasciali. Cioè vuoi lasciare niente a Jean e a Jean-Jean? Avrai qualcosa di doppio nella vita, un paio di scarpe, benissimo. Una scarpa Jean, una scarpa Jean-Jean. Avrai un duodeno, bene. Allora lascio un deno a Jean e un deno a Jean-Jean. Non usi mezzi termini nella vita, meglio ancora. Lasciali a loro, sono anche seminuovi, lasciali. Un orologio troppo di valore, va bene. Lascia 12 ore a Jean e 12 ore a Jean-Jean. Cinturino d'oro, vabbè. Allora se sei fissato con Jean Perjean, cioè voglio dire, come prete, secondo me Jean, Jean, Jean e Jean Perjean sono uguali come prete, cioè davanti a Dio, cioè secondo me, cioè voglio dire, io personalmente, secondo me, sunt homo homini lupus. Cioè sono tutte belle le mamme del mondo, cioè voglio dire, soprattutto quelle dei lupi, ma anche quelle degli uomini. Cioè voglio dire, Jean, Jean, Jean e Jean Perjean sono uguali. Cioè davanti a Dio, gli uomini sono tutti uguali davanti a Dio. Adesso di fianco a Dio non lo so, ma davanti, forse lui è un uomo a latere, gli altri sono due vuoti a perdere, non lo so.
Non ci ho mai guardato nel collo di bottiglia. In fondo, voglio dire, Jean et Jean per Jean, sono Tom Omni, Lupus, voglio dire, a me Jean et Jean non mi hanno fatto niente. A parte mi hanno fatto qualcosa, ma non ne voglio parlare qua. Ne parlo qua. Ecco, io credo... ma non voglio, non voglio infierire. Anche perché non so cosa vuol dire voglio. Ecco, forse non lo dovrei dire io, ma sono qua io, quindi voglio dire... Jean Valjean forse non era proprio uguale a Jean e a Jean-Jean, era più uguale di Jean e di Jean-Jean. Aveva quel non so che, ma siccome non so che, cioè non so che, era... Jean Valjean aveva una marcia in più, e non parlo di mele, una marcia in più, voglio dire, era... Cioè, togliamo la cassa, resta il netto, anche la tara, voglio dire, Jean Valjean era bino, fin da piccolo, era bambino, ecco, lui... Aveva questi capelli bianchi fin dall'infanzia, era albino. Ecco, lui, Jean Valjean, insomma, un'altra pasta, ecco. No, sono pieno, non mangio niente, grazie. Cerchiamo di capirci almeno una volta. Jean Valjean aveva quel non so che. Jean Valjean non era solo o questo o quello. Jean Valjean era e questo e quello. Non era un uomo o, era un uomo e. Jean Valjean, insomma, un'altra pasta. Sa che mi sono deciso, la prendo questa volta. Jean Valjean, se posso dire, aveva. Mi perdoni, aveva le dita incollate? No, aveva. Era un cavallo. No, aveva... Credevo... Certo, il cervello quando gli entrava in pappa, voglio dire, nella fase B, usciva con frasi del genere che so, l'importante non è sedurre, ma essere seduti! Voglio dire, non era una cima tempestosa, ma poi il suo cervello si destrachinizzava, usciva dalla purrea più totale, dalla formaggeria fusa, e tornava nella fase A, e capiva, come quando capì i desideri, e li divise in tre nuovissime categorie, desideri ineluttabili, sesso, bido, libido, eros, thanatos, Jonathan, Livingston, e ting, diapason, desideri umani, pipì, pupù. Papà, paternità, mamma, maternità, atrocità, cucù, nascondino, otana, otanatos, se stiamo sotto non viene più fuori, bebè, adozione, babà, crisi di zucchero, pelè, football, però, questo non me lo ricordo. Oppure terza categoria, voglia gnagnarone, cioè gnagnarone, voglia di fragola, voglia di cactus, voglia di catrame, voglia di paracaro, ragazza fammi vedere la tua schiena, è piena di voglie, ma tu sei incinta, questo... Era Jean Valjean, cioè un grande radiologo, deficiente, ma grande. Però deficiente l'hai detto, ma grande. Deficiente è confermato. Non ti fissare! Pensa al lato che era grande, era albino, quindi era grande, ma deficiente, ma grande. Lui era un uomo bellissimo, ma orrendo, ma bellissimo, però orrendo, ma bellissimo, ma orrendo. Lascia stare! Pensa al lato migliore. Lui era un uomo furbissimo, ma idiota, ma furbissimo, però idiota, ma idiota. Puoi andare di là un attimo, eh? Ma non riesco a finire io così. Era un grande archeologo, ma deficiente, ma grande, però deficiente, ma grande. Ah! Lui trovò 700 statuine dei Sumeri, sì, ma ne ruppe 200 degli Azeri. Ma lascia stare! Ma dobbiamo dire proprio tutto, eh? Erano anche 500 in più quelli dei Sumeri, sì, ma 200 degli Azeri. A parte che a me non piacevano quelli degli Azeri. E poi le incrinò quelle, non le rompi. 700 ne trovò dei Sumeri, ma 200 degli Azeri. Ma hai dei parenti tra gli Azeri, tu, eh? C'è un legame, c'è qualcosa che non va. Certo anche Jean e Jean-Jean erano ottimi archeologi. Jean trovò due statuine degli Azeri, Jean-Jean ne incrinò poco e male, tre dei Sumeri, voglio dire, ma facevano le stesse cose, ma con reazioni diverse. Magari uno piangeva sul latte versato, l'altro invece spaccava la faccia al lattaio. Ecco, uno magari diceva pane al pane, l'altro diceva vino al vino, uno diceva ombrello all'ombrello, l'altro diceva casa alla casa, parlavano agli oggetti. Oh! Non vi rispondono! Erano mezzi scemi, mezzo scemo Jean e mezzo scemo Jean-Jean. Ogni tanto quando avevano tempo stavano lì, un po' con le mani in mano, cioè uno applaudiva con la mano dell'altro, due palle, una palla Jean e una palla Jean-Jean.
Erano testicolari come essenza. Uno aveva una vista eccellente, l'altro uno sguardo indecente. Uno guardava a occhio nudo, l'altro girava col naso in mutande. Così. Uno parlava come scriveva, l'altro cantava come rideva. Uno cagava come si sedeva. Ale, via, ale. L'altro urinava con destrezza. E allora? Mandiamo le Olimpiadi di piscioni viaggiatori, ma chi se ne frega? Ma loro credevano nell'amicizia. Dicevano che l'uomo senza amicizia muore. Bam! E questa era Jean. L'amicizia è come l'ossigeno, se non c'è non respiri. Bam bam! E questa era Jean, Jean. Loro dicevano che l'indifferenza non è giusta, perché l'indifferenza porta lontano e male, porta nel tinello dell'afasia, nella stanza dell'apatia e nel bagno della mente dove nasca le stronzate. E loro lì non ci volevano andare, anche perché lì c'era il loro bidet, il dedè, il bidet, il dedè, un dé per Jean, un dé per Jean-Jean, il dedè, il bidet. E loro lì avevano anche la loro vasca dove facevano lo stesso bagno, con la stessa acqua, non lo stesso sapone, ma con paperelle diverse. La paperella Jean, la paperella Jean-Jean. Ogni tanto nevicava, aprivano la finestra, un fiocco Jean-Jean. Ogni tanto Jean diceva soffro, e Jean-Jean diceva non soffrire. L'importante non è soffrire, ma essere soffritti. E giù! Una padellata in testa, con una padella che non attacca. Non attacca, ma vedo che si difende, però, lo vedo che si difende. Questa mi sembra purrea. Questa mi sembra stracchino mentale. Questa mi sembra la fase B, non quella di Jean Perjean, che merita molto di più dalla vita. Infatti, lascia Jean Perjean anche tutti i miei valori artistici stipati nel ripostiglio del tempo. E gli lascio anche il ripostiglio e il tempo. Gli lascio anche il talamo di Sisifo, le Sisife di Talamo, che sono la stessa cosa, ma vista la rovescia. Gli lascio anche il bolo di Messer Masticone, tramandato ormai di padre in figlio, quindi dovrebbe essersi anche intenerito, io credo. Gli lascio anche il calzascarpe in carta vetrata del divino Mocasso e del figlio piccolino Mocassino. Lascio a Jean Perjean tutte le mie collezioni più strane, la collezione di Infradito di Mumbut. Prova a metterteli se ci riesci. Tutta la mia collezione di monete del Nabok, del Surak, del Chapon, del Ganal, tutti i miei francobolli preleccati, così non li stacca più dall'album. Tutti i turgidi tettini della dea Senilla, la dea della fertilità, anche quelli tutti preleccati. E naturalmente lascio niente di niente a Jean e a Jean-Jean. E questo Jean e Jean-Jean continuavano a non capirlo. Per quale motivo? Quale smotivo? Tanta avarizia e tanta tirchia, meretrice Eva. Cioè, ma puttana Eva! Ma si può sapere? Perché Jean e Jean-Jean niente, Jean per Jean tutto, i Newgit, Sentimenta Dei, Sum Homini Lupus, Jean Coyones, Jean-Jean Stupidus, ovarie ed eventuali, quezzine in secula seculorum comunque vada, amen, Dio me ne scampi, Dio mi fulmini, soprattutto me ne scampi, se mi fulmina, insomma, veda lui, ecco. Come dice il proverbio triestino, ora et labora, ma labora cosa labora? Cosa c'entra questo venticello di giustizia? Iniugit, Sant'Omini, Sindei. Certo, Jean e Jean-Jean avevano peccato. Cosa posso dire? Peccato! Ma Jean e Jean-Jean erano diversi tra di loro. Jean-Jean non era come Jean. Jean-Jean non era un ragazzo come gli altri. Jean-Jean non rimandava mai a domani quel che poteva fare domani. Lo faceva domani e basta, mi ha detto domani. Si dice, domani però consegnano le nuove statuine degli azzeri. Ma lascia stare! Che fissare! Lui era così, lui era un ragazzo che viveva nel limbo, cioè sguazzava nella vodka al limone, lui digeriva cene mai fatte, accudiva figli mai nati, camminava su pavimenti inesistenti, era fuori, anche adesso non c'è, è fuori, l'ho cercato, non c'è, è fuori, non c'è. Lui si sentiva un po' come un pellicano con in braccio un canguro sui pattini. Cioè provava un certo disagio, ecco. E se poteva provare anche i pattini, fammi provare una volta. Ecco poi come sono andate rotte le statuine degli azzeri, ma per forza. Prima volta che si mette i pattini, gli dai 200 confezioni pesanti di statuine degli azzeri, allora sei scemo. Ed è ovvio però che se si era confessato Jean, si doveva confessare anche Jean-Jean. Come dice il proverbio, gemellare, andare con lo zip, si impara a aprire la lampo. E allora
Allora chi? Chi meglio di me, adivini, siniugi, potrebbe confessare anche Jean-Jean? Da quanto tempo non ti confessi, figliolo? 12 ore. Sembra di averla già sentita un'altra volta. Quali peccati ricordi? Ho detto falsa testimonianza, bestemmiando, rubando, uccidendo il tuo migliore amico perché non ti faceva commettere atti impuri con una ragazza che ha rapito il luogo sacro, offendendo chiunque passasse soltanto nei dintorni, anche 4-5 metri? Come fai a saperlo? Fascino latino, ragazzo. Cioè, conosco la lingua, capisci? E hai mai pensato di consultare un terapeuta? Sì, l'ho fatto, ma il terapeuta stava scappando con uno che gli correva dietro con una supposta. Era già! Fate gli stessi peccati, andate dallo stesso terapeuta, magari usate la stessa supposta, eh? Suppongo di sì, supponi di sì? Supposta esatta, ecco la verità, ecco il senso del giusto, ecco il senso del reale. Adesso dimmi, ragazzo, apriti, dimmi cosa pensavi in quel momento nero. L'amavo, l'odiavo, l'amavo, l'odiavo, l'amavo, l'odiavo, l'amavo, l'odiavo, l'amavo, l'odiavo, l'amavo, l'odiavo, l'amavo, l'odiavo. Soggetto, zio Goodman. Oh, se no facciamo mattina qua con l'amavo, l'odiavo. E ho desiderato ucciderlo. Quante volte? 6. E lui quante volte è morto? 1. Quindi 5 cilette, sì. Quindi è un peccato di mira, ragazzo, non hai occhio. Questo è il tuo problema. Con un buon paio d'occhiali non avresti mai peccato, sì, è vero. Ed è un peccato mortale. Per lui è mortale. È morto, quindi per lui. Per te è restare. Sei restato, quindi basta. Ed è un peccato originale. Non mi monterei la testa, ecco, ne ho visti dei più carini, proprio originali, un po' eccessivo. Comunque, è un peccato caruccio. Ed è grave? Sì. Allora mi pento e mi tolgo, se vuole mi tolgo, me ne vado, mi pento e mi tolgo, mea colpa, mea grandissima colpa. Sento un rumore sordo, ma lo sento, quindi non sono poi così sordo. Io ho peccato, oh signore, oh signora, buongiorno signora, oh voi, oh noi, oh essi, insomma chi c'è, c'è, oh, salve regina, salve, oh oddio, non vorrei disturbare, comunque se c'è me lo manda, dio delle vocali, anche tu dio delle consonanti, non voglio fare dei permali, oh dio dei permali, non mi merito niente, non mi merito niente, non mi merito niente, non può dire una volta sola, non posso, non posso, non posso, come mai? Ho tempo, ho tempo, ho tempo, lo uso, lo uso, lo uso, è giusto che sia così, è giusto che sia così, l'hai detto solo due volte, grazie, è giusto che sia così. È giusto che abbia tutto Jean per Jean, si tenga tutto Jean per Jean, anche il cetriolone se lo tenga lui, il cetriolone. Questo ricordo da bambino, suonarono alla porta, andai ad aprire un cetriolo di 1,5 metri, salve, sono Jonathan, il cetriolone. Sono venuto a prendere Jennifer, la mia lanzana che sta nel reparto verdura del frigo. Si va a un cinema, ma a casa a mezzanotte, voglio mica che si trasformi in una zucca, non mi piace. È giusto che abbia tutto Jean per Jean, ma Jean non la pensa come te, ma Jean è diverso da me, Jean è diverso da me, Jean è diverso da me. Anche se picchiamo gli stessi cani, stiamo con le stesse donne, andiamo dallo stesso terapeuta, usiamo la stessa carta igienica e giuro chi arriva primo lì è fortunatissimo. Siamo diversi, siamo nati da uteri diversi. Sì, mia madre era omniutero presente. E cioè faceva sesso cangurando, oggi qua, domani là, 4 salti, 3 bambini, si rende conto? Lui è nato con la banca del seme, io con la banca del semo, capisce? E siccome era notte sono passato schiacciato per il bancomat, non si fa così. Voglio dire, non siamo dello stesso ceppo, come si chiamava tuo padre? Ceppo. Ed era simpatico e piccolino? No, non è lui, non è Ceppetto, non è Ceppetto, è Ceppetto. Non me lo chieda, non me lo chieda, non me lo chieda, non me lo chieda. L'hai detto 4 volte, lo usi dopo se me lo dimentico, no? E non mi faccia parlare del mio gemello, perché come dice il proverbio, Pinco gioca a bocce, ma non boccia mai per non colpire il fratello. Pallino, capisce? No, non mi faccia parlare di lui. Apriti, ragazzo, adesso apriti. Sì, apriti, sesamo, dio del pane integrale. Oh, Madonna della pagnotta. Devo dire tutto. Oh, signora, ma state sempre in terrazza voi, sa? Oh. Salve, regina, non c'è il re, eh? Comunque se passa, saluti il monarca. Oh, ah.
devo dire tutta la verità, nient'altro che la verità, al massimo due bugiole. Ho rubato dal museo della cera di zio Goodman. Della cera, e perché si chiamava così? Prova a entrare correndo, poi vedi. Ma stai in piedi, non stai, danne meno. Dice, ma le api hanno fatto questa, fregatene tu. Si chiama museo della cera solo per quello? No, si chiama museo della cera perché nella sala numero uno c'era il quadro numero due. Nella sala numero due c'era il quadro numero tre. Nella sala numero tre c'era, quindi di cera ce n'era, voglio dire. Nella sala numero cinque c'era il quadro numero sei, sette, otto, nove, dieci. Bello? Non lo so. Era girato verso il muro, quindi incognita d'intonaco si chiamava, me lo ricordo ancora. E l'ho rubato io, ho rubato anche il quadro della Geisha Tartina, questa donna nuda, piena di maionese, pronta a farsi infarcire a tutte le feste, in atteggiamento glabro cardiaco, cioè depilata da infarto, no, io. L'ho rubato anche il più bello acquerello, raffigurante grandi promesse, cioè Maria Monti, grandi promesse, io. Ho rubato il più bel arazzo di zio Goodman, raffigurante il principe Coscos, soprannominato Gnacco Gnacco. Che Coscos non era un bel nome, bello gnacognacco, beh, insomma. Il principe Coscos, che cosparso di verde rame, nudo, faceva il verso del cancello aprendosi e chiudendosi, davanti alla sua donna nuda, cosparsa d'intonaco, che faceva l'imitazione della villa del 600. E io, l'ho vista io questa copulazione edilizia, mattone più, mattone meno. Sono stato io, ho rubato io tutto, anche la statuina di Ettore, la barboncina nana di zio Goodman, Ettore. Una barboncina nana di nome Ettore, sì, questa barboncina bassa, nana, pelosa, a cui teneva molto. Io ho rubato la statuina di Ettore, questa barboncina che abbiamo visto nascere, che abbiamo visto crescere, che abbiamo coccolato, accudito, vesteggiato, amato, curato e alla fine ucciso. E basta, ma cosa sei, immortale? Sei bassa, sei nana, sei pelosa e muori, no? E basta, l'ha uccisa lui. L'ho uccisa io, ma la uccisiamo gemelli, cioè l'ha uccisa lui, ma l'ha uccisa anch'io. Cioè l'abbiamo uccisa noi, però l'ha uccisa solo lui. Cioè lui l'ha legata a un mio piede, la cagnina, mentre dormivo, poi ha gridato... Al fuoco! Io sono sceso e l'ho schizzata io, mi è stato lui. E sono andato giù dalle scale, l'ho strifellata tutta. Al 27° gradino era ancora viva, forse. Al 28° non c'era più niente da fare. Ma non sono stato io, è stato lui. Mille volte più di me. Chi non muore va lassù. Non è figlio di Gesù, non è figlio di Maria. Per piccina che ne sia, più sempre una teoria. Molto di che niente, avanti, siete, calda, vaita. Senti, vedi, non ne fa. Senti, testi, che ti ha fatto. Senti, sono della cagnina. Fatti, sate, tronche, ti senti anche tata. La cagnina, forse te ne chiedessi, se ne vada, mi sento lui. Puoi ripeterlo un po' più adagio, eh? Cioè detta adagio, si capisce uguale che detta veloce. Ande frate, tine fate, sinte bene chi di trine, pese di cante sante lotte, finte conte pante, finte cinte cante fante lata, finte schin di trite, non ti manda niente cagnina, lui vede già la cagnina. Non stai bene, eh? Cosa, vuoi che chiami qualcuno? Non ho voglia di parlare, mi sono accorto un po'. Finte sentimenti e cagnina, poi ti sento lui, ti fate merda, finte gemelle, finte sindiche di trata, puoi riposarti un po', no? Parlo nel sonno, quindi figuriamoci. Fate triste, se tu non fate che è strada, ne, fate cagnina, fate sicicata, se non ti lunci più di lotto, fate cagnina, fate cagnina, fate cagnina, fate cagnina, fate cagnina, fate cagnina, fate cagnina. Prova ad andare più avanti nel discorso. Magari sul finale ha un senso. No, non lo conosco, è tutto così. Le fate, tritisini di gini, conte, pentisini di troni, di date, bande cagnine, le cagnine. Cioè dici solo cagnina, ma cagnina. E poi neanche tanto bene, niente, cagnina, e scatolina. Dici, anche scatolina? Cagnina e scatolina, cagnina dentro la scatolina, cagnina dentro la scatolina. C'era la cagnina dentro la scatolina. Tutta polverizzata di botte, avevamo. Quindi ci stava, c'erano tutti gli avanzi della cagnina dentro la scatolina. C'erano tutte quante le sue zampine. Tutte. Quattro. Di più. Perché era talmente bellina la cagnina che quando tutti andavano ai giardinetti dicevano dalla zampa! E una volta gliene è data una e tom, è andata tutti là. Poi gliene è data quella davanti, tom, gli ha sputato il mento.
Dice, se gli do la terza divento un compasso io, non un cane. Ehi, è una manata. Se gli do la quarta striscio come un lumaca tutta la vita, eh? Allora la cagnina aveva pensato bene di andare in un cimitero di cagnine morte e prendere delle zampine delle altre cagnine morte. Così si gli dicevano, dalla zampa. E gli dava una di quelle, gli dava. Ma mica ha detto dalla tua. Avessi detto dalla tua. Ma se è generico, io gli do le zampine che voglio. Ne ho di magazzino perché gli dà quelle in vetrina. Fammi capire, prendo le cagnine. E va da Sandy, ti dico da parte le cagnine. Qua, ti dico tutta. Sento dentro la scatolina, dentro la scatolina c'era anche tutte le sue codine, tutte. Una, di più. Finché gliela tagliavo sempre la codina, dicevo adesso non ricresce più. Invece ricresceva. Allora io gliela ritagliavo, dicevo adesso non ricresce più. Invece ricresceva. Allora io gliela ritagliavo, dicevo adesso non ricresce più. E invece ricresceva. Io gliela fino a quando un giorno la cagnina. Ma guardate, mi ha detto, oh, ricresce, va bene? Va bene, te lo dico io che ricresce. È mia, lo saprò pure. Però adesso basta, basta. Senza zampine. Senza codina! Sono un wurstel io, non un cane! Allora della canina batta, finita, batta. Mi sono messa in irritata, sera. Soprattutto nelle parti dove tagliavo più spesso, ecco. Dentro la scatolina c'era anche la sua museruola in tulle e cemento. Per sposare leggerezza al tempo stesso robustezza. Solo che il cemento ogni tanto con la bava. Faceva presa diretta e la canina non respirava più con la bocca, non parlava più con la bocca e con l'orecchio. Abbiamo provato, ma non sentiva ragione. Allora, dentro la scatolina c'era anche il suo guinzaglino, tutto confuso di zitto, tata, dentro la fronte di zitto, non ho capito neanche io cosa c'era. Dentro c'era il suo guinzaglino lungo 960 metri. Per le passeggiate a distanza, perché zio Goodman era pigro, non usciva mai. E allora attaccava il guinzaglino, apriva la porta e diceva alla canina, vai! E la canina andava. Solo che lui poi pretendeva con un tirotto che sì, tornasse, ciao! Ti metteva anche delle settimane, perché il guinzaglino si ingavagnava lungo i semafori, gli alberi, lui tirava e la canina impiccata ai semafori. Con i suoi dentini, i canini! Che un canino poi è diventato anche suo fidanzatino e si baciavano in bocca. Lui abitava lì, quindi era anche comodo. E lui le regalò tutto l'oro del mondo, questo canino, tutto. Le regalò il soffa d'oro, il canapè d'argento, il suo pipì albero preferito, un platano. E io lascio tutto questo, ben di Dio, tutto, proprio tutto il bene della canina, a Jean Perjean, anche tutte le sue cacche, la bella, la grossa, la finta, la dura, la Nina, la Santa Maria, Colombo. Gli lascio anche tutte le zecchine, gli acari, quelli lunghi, quelli brutti, quelli corti, quelli morti. No, no, questo è troppo, forse è troppo. Mi sento un verme, mi sento una merda. Un verme o una merda? Perché è diverso, eh? Mi sento un verme nella merda, cioè il full optional, proprio il top. Sì, voglio anche il metallizzato. Perché non mi merito niente, un peccato, meo deo, insomma sei dappertutto, quindi meo deo, scusa-moi, mon dieu, perdon, scusa-moi, come va? Non bene, poggiati, oh, scusa-moi, mon dieu, amedeo, non c'è, chiamo dopo, grazie, oh. Scusa-moi, pardon. Meno francese, più educazione. Ah, genuflexion. Oh, Isabelle, Marcel Marceau, Minou, Bizet, Matisse, gli Aristogatti.
vedo anche il Louvre, la Gare d'Orsay, le Champs-Élysées, la Tour Eiffel. Ah, à Paris, scomparé, à Paris, scomparé. La città magique, à Paris, et scomparé. Ah. Moi, moi, sosta moi, mea, mea, colpa mea, mi, mi, sosta mi, 40 di, 40 nota, c'hai bot. Ma in quanti siamo qui dentro? Io sono il colpevole, la prova, questa prova, 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 prova di colpevolezza, prova, no, qua va bene, prova, io sono il peccatore, io sono il Tarzan della colpa, io sono l'albero, sono la liana, liana, hai visto Medeo? No, ah, sono preoccupato, un po'... Io sono l'albero, sono il verme del paradiso terrestre. Guarda che era un serpente. No, sono già una mela, un verme, grosso ma un verme. Io sono uno sporco peccatore. Ed essendo uno sporco peccatore, cosa posso chiedere? Merdono! Merdono! Chiedo merdono. Voglio sprofondare nella terra zozza. Zozza! Esclamazione emiliano-romagnola, vedi anche zozmen. Ah, io so... Cosa c'è scritto sottoterra? C'è scritto lato A, lato B, fragili. Chi ha scritto questa roba? Disperazione, totale disperazione. Ho pecciato, quindi disperazione. Avessi pezziato, disperazione. Picchiato, disperazione. Ma ho pecciato, quindi disperazione. Ci sarà un perché? Ah, non lo so. Io, oh, me, negletto. Ma non siamo razzisti noi. No, negletto, per favore, cerchiamo di capirci, eh. Andiamo, su. Oh, me tapino, ma non siamo altissimi neanche, no? Ma no, tapino non è in quel, per favore, adesso date a Cesare quel che è di Cesare. E se Cesare non lo vuole? Datela Jean per Jean, che se ne va a dire? Che se ne va a dire? Ormai questo è un trasloco, non è un'eredità. E io non sono più il fiore della purezza, il giglio. Sono il fiore dell'impiccagione, il ghiglio. Fiore della ghigliottina, della gigliottina. Oh, ma chi è sta gente? Amedeo, gigliottina? No, non so, sono comparse, ma non ci sono più. Sarà scomparse, cosa devo dire? Io, impicciatemi, sono un pecciatore, impicciatemi. Cioè, impicciatemi. Cioè, voi parlate di un argomento, io non dovrei intrufolarmi, invece mi intrufolo. Mi impiccio, sono un piccione. Sono un impiccione e giri molto? No, non sono un impiccione viaggiatore, no, non lo sono. Non sono più un fiore pulito, una rosa, un giglio. Sono un fiore che punge, sono un rogo. Sono un rovo, un rogo, un rovo. Sono il fiore che brucia, giusto? Un rovo, sono un rogo, sono un rogo. Voglio bruciare, devo espiare. Voglio bruciare, voglio riempirmi di bolle. E se ti ferma la finanza? Sto facendo delle consegne, no? Lo devo fare, oh, lo devo fare. Oh. Voglio bruciare, devo espiare. Voglio essere la bruschetta della colpa nella graticola del perdono. Dio dell'aglio, fatti vedere una volta. Comunque ti sento, so che ci sei, ti sento. Sono 2000 anni che sei, non t'ho mai visto, ma ti sento. Non riusciamo a aprire una finestra sul mondo, No, davvero. Guarda, non ci si dura qua dentro, veramente. Non so, il primo, il mondo, il secondo mondo, il terzo mondo. Il primo non si dura, veramente. No, guarda, non lo so, non riusciamo. Sai anche di cipolla? No, allora te lo dico io. È successo un incidente al povero cipolla, ieri. Vabbè, comunque. Non posso. Non posso dirti tutto oggi, non è aria, guarda, davvero, no, proprio non è aria. Mi sento un verme, sono un verme. Voglio espiare. Prima inspiare, poi espiare. Inspiare, poi espiare, se no scoppiare. No, sono un verme, voglio vermare. No, sono un bruco, voglio brucare. No, sono un brucio, così viene, sono un brucio, voglio bruciare. Sono un baco da sera, da seta, da sera, baco da sera, baco da sera, baco da sera, baco da sera, bel tempo si spera. Cosa devo dire? Com'è poi questo baco da sera? Da sera, il lungo, il lamè. Bello? Bello no, ma fucco da farfalla. No, io sono un mille piedi in bicicletta, sono un girino in macchina, no, io... Uccidetemi. Non subito, ma uccidetemi. Pugnalatemi alle cosce. Petto. No, petto, coscia, a me piace l'ala, quindi chi se ne frega, io... Non sono il pollo che credete, no, fatemi male. Non molto, ma fatemi male. No, no, io sono qui in questa valle di lacrime, che a forza di piangere poi diventa un mare di guai. Quindi cerchiamo di limitarci. Sono qui che faccio sci nautico, faccio surf con le 10 tavole, come Mosè,
che aveva 10 tavole tutto il giorno a fare surf. Bravo Mosè, fai il surf. Poi si apre il Mar Rosso e mi cadi di punta, eh? Quante volte te l'ho detto, ma quante volte te l'ho detto, eh? Almeno hai delle tavole, avrai qualche seggio, la socializza, invita qualcuno, non star sempre lì, sulla cresta dell'onda, dai, su! Basta, 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 no, 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 strappatemi il cuore, devo soffrire, strappatemi il cuore. Anzi, anestetizzatemi prima. Comunque, no, no, niente, faccio tutto io, piango, piango molto che me lo merito, piango, faccio uno strapianto, così il cuore me lo tolgo io e lo do a voi, che lo portate nel bosco, dove, come dove? Vicino alla bella addormentata, al suo maiale, lì lo dovete portare. Fa lo stesso verso, quindi non li confondete. E un cacciatore nel bosco ti prenderà, ma non ti ucciderà. Bene, ma un fulmine ti ucciderà. Vabbè, oh. Cioè, qualcosa me lo devo fare per forza. Certo, devi soffrire, devi spiare. Cadrai anche da cavallo, ma ero a piedi. Zitto! Te l'abbiamo infilato sotto mentre dormivi, basta. E cadrai da cavallo lì, sulla via di Damasco. A Damasco? Ma eravamo a Parigi mezz'ora fa. Mi son perso, cosa vuoi che ti dica? Nelle vie del Signore che sono infinite, quindi vuoi che non mi perda? Oh golem, solo tu, oggetto non identificato, solo tu, golem, puoi portarmi lontano dal male, vicino al bene. Oh golem, golem, oh, ah, oh, ah, ABS, freno, oh golem! C'è un limite, voglio i miei denti davanti, io per favore. Golem, spiegami cosa è bene e cosa è male. Cosa spinse Maele a uccidere Faino e Caete? Ma sta gente, ma cosa hai mangiato ieri sera? Faele, Maino, non ce n'è neanche un cognome, non c'è. Io ho suonato i campanelli, non so chi fossero. O Damocle, ecco un altro senza cognome. No, questo me lo ricordo, si chiamava Spada, Spada si chiamava, me lo ricordo. E io non sono più bianco come un giglio bianco, come eri tu Jean Perjean, che eri bianco nella neve bianca, con un giglio bianco, la giacca bianca, si vedeva poco, poco poco. È tutto pieno di forfora, talco, cioè Val Bianco quest'anno, sì, Val Bianco. E io ho preso un granchio, cioè sono figlio della polpa! Bugli, father Bugli, my brother is very terrace, mio fratello è fuori come un balcone, is very terrace. Is very tabris, fuori come un tappeto. Your problem. Io poi l'inglese lo so come si sa. This is a book, my name. Io le parole in inglese sto finendo. My gemel, my gemel. Is very grande, fuori come una grondaia. Your problem. Your Swiss. Your problem, your Swiss. Puzzle, prezzantus. Your Swiss. Un vizio. Your Swiss vizio. Un vizio svizzero. Cioè, mangio orologi, butto fuori cioccolate. Your. Oh, ma in quanti siamo in questo confessionale, ragazzi? Non faccio stereo confesso io, chiaro? Uno alla volta, in fila. Giusli, Rili, Grizzly, Muzli. Cioè, facciamo colazione come un mostro. Non so più cosa dire. Santus, Pope, my name, Gemel. Gemel in anno, lì c'è Tinsanire. Gemel in anno. Lui invece è sempre. Oh, ma io so perché zio Good mangia diseredato. E lo dico, ero lì. Nel museo degli oggetti smarriti, non mi divertivo perché in una sala non c'è niente, nell'altra non c'è niente, è il museo degli oggetti smarriti, cosa vuoi vedere? Non c'è niente, magari li riportano, però allora è quello degli oggetti ritrovati, insomma vedi tu, allora io vado in bagno, smarrito anche quello, è un oggetto, allora vado in un bar e chiedo c'è un bagno? Mi dicono tazza grande o tazza piccola, dico. Facciamo tazza grande così smaltiamo la fila che c'è fuori dal bagno, forza, perché l'amico si vede nel momento del bisogno, apri che sto scoppiando! In quel momento il mio cappello sulle 23, mi cade sulle 21, 21. E alle 21 esatte, zio Goodman, I am already, mi telefona. I am already vorrebbe dire mi telefona? Io so più il latino dell'inglese, ma escludo anche se fai così con la manina che I am already voglia dire mi telefona. È un inglesismo, Faser, è dialettale, oh, Reading. Faccio lo spelling, O come l'addio, oddio Reading, L come l'addio Reading, R, zitto! Io al telefono sento che lui ha la voce dura e dico, non ci sono, ma lui se ne accorge, ho parlato, allora lo guardo, male perché il filo, il muro, non è che lo vedi nitido al telefono, allora scappo in punta di spalle, cioè in punta di spalle, cioè completamente capovolto, così se mi vede non mi riconosce, sono i piedi. Fuggo nello studio dell'avvocato dei miei stivali, e già che sono là, nello studio dell'avvocato dei miei stivali, già che sono là glielo chiedo, allora sono pronti? Cosa? Dico, i miei stivali sono pronti o no? Guardi, forse non ci siamo capiti, un modo di dire. Come un modo di dire? Sono anni che li ha lei!
Guarda, io ho dei processi, mi devo... Come dei processi? Sempre così voi avvocati, processi, 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 adesso io non esco di qua se non me li preparo, vabbè, 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 si calmi, si sieda, si rilassi, mangi qualcosa, vuoi una svogliatina? No, la svogliatina non mi va, ma no, io preferisco tirarmi le dita. Oh ragazzi, state prendendo per infondere il vostro confessore. Now, father, the best confession of my life. È la più bella confessione della mia vita. Never and ever, never and ever. Chattanooga, ciuciu. Jingum bell, licia, sweet licia, Heidi. I am not Barba Black, I am Mr. Cioè, non sono un pirata, sono un signore. Zitti, ipocrita, zitti, ipicriti, zotta, apocrata, zuttu, ubucrutu. Fatto tutto le vocali, manca zette, pecrete, grazie. Adesso per punizione tu dirai sei pater ave gloria, sei cave canem, sei mors tua vita mea, sei Sonia and Ilenie. Che penitenze sono? Zitto! Devi fare anche i 12 apostoli, cioè i personaggi, forza, devi fare i personaggi. Ma non sono capace, sta qua la penitenza. Poi fai anche tutto Tom Tirilin Tom e 44 gatti in fila per serie, porti due, tutto gutturale. Ma come faccio? Zitto! Fai anche due volovane e 4 involtini primavera al tavolo 7, forza! Ma per quando? Saturday Night Live? It's impossible, father. Ho troppa roba da fare. Troppa roba. I have very Robin. Ho troppa roba da fare. I have very Robin. Se non mi dà una mano Batman, come faccio? Zitto, fai anche due... così, flessioni. Cioè, bruttini. Come? Terra a terra, ok? E siccome ho visto che hai il cuore in giro, fai un bel elettrocardiogramma con le mani. Cioè, metti qua il cuore e lo conti il battito a mano. 1, 2, 3, 4, 5. Metti uno straccio perché non si inzuppi il polso. No, 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 ci perdoni, mi perdoni, lo perdoni, ci perdoni. Funde la cagnina, sgattolina, ancora tu. E stavo finendo la frase, no? Io so perché zio Goodman ci ha diseredato. Io lo so, a causa di un colore veloce francese. Cioè, di un veloce colore francese. Cioè, d'amblè ci ha diseredato d'amblè. Un aereo stava precipitando nello studio dell'avvocato dei miei stivali. E mentre l'aereo precipitava dentro la cabina di comando si sentiva che bello, stiamo precipitando. Perché gente allegra ce l'aiuta. Precipitiamo! Avevamo già lanciato in my way, my day. No, c'era Frank Sinatra, l'abbiamo fatto cantare a lui, my way. Si moriva cantando, si cantava morendo. Abbiamo provato per il carrello, ma il carrello non si è aperto. Abbiamo provato col carrello dei bolliti, ma l'aereo ha schiacciato col suo peso. Abbiamo provato col carrello dei dolci, ma tutto inutile. Eravamo alla frutta. E io, tra le macerie, il sangue e la carlinga, ho trovato la scatola nera, la scatola marron, ma anche la scatola neutra. E mi sono accorto che qualcuno si era lucidato i miei stivali prima di morire. Ma perché? Per chi? Per cosa? Per quanto? Per come? Comunque era l'alba di un nuovo giorno, era sicuramente l'alba di un nuovo giorno, era un nuovo giorno, un giorno nuovo, era l'alba di un nuovo giorno, l'alba di un giorno nuovo, d'un nuovo giorno, l'alba di un nuovo giorno, l'albume, era l'albume, l'alba di un giorno uovo è l'albume, è rosso il suo tramonto, cosa vuoi che ti dica? Oh ragazzi, mi sono accorto che state prendendo per i fondelli il vostro confessore da un'ora e mezza. As good, da Dio, as good, father. Io sono suo traduttore. As good vuol dire da Dio. As vuol dire da, good vuol dire Dio. Quindi goodbye vuol dire Dio bye, non lo so, non lo so. When high hood, cioè quando ci vuole, ci vuole. When high hood, quando ci vuole, ci vuole. Il gioco è bello finché corto. The divertiment is wonderful but limited. But è la parola che vuol dire corto, è la più corta, quindi... C'è anche is, vabbè, is but, me ne frego. When I inutile tirare la corda, stretching of the fun, in the house of zampin, nella casa dello zampino. È inutile tirare la corda nella casa dello zampin, zampin, of zampin, dello zampin, il proverbio parla chiaro, sono io che non ne conosco. Larga la foglia, stretta la via, dammi la bici che la macchina è via, forza, forza, forza. La gattina cieca ha fatto i toppini braille, questo è così, questo me lo ricordo bene. Il buongiorno si vede al mattino, the good morning to see good year, dalle ruote, buon anno, arrivederci. Adesso per penitenza tu dirai in inglese tutti i Vangeli dall'alto al basso andando a zoppo galletto sull'asse del cesso finché non cadi in catalessi. E se cado nel cesso, meglio, soffri di più, perché devi soffrire, hai peccato. E ti aiuti con altri dolori, cioè metti le dita dentro lo stipite della porta, poi apri, chiudi, per vedere se lo stipite è a gioco, ok? Se a gioco non dici niente, se non ce l'ha dici ai, e io capisco.
Altro dolore, ti butti su un orso che dorme da 10-15 minuti, quindi non è nel pieno del letargo, anzi è bello teso. Altro dolore, vai con la tua faccia contro una macchina che sta arrivando in senso contrario al tuo e prima dell'impatto facciale gridi ti conosco mascherina. A lei mi vuole male, father, come tu ne hai voluto a zio Goodman. Ma no, ma no, ma nein, nietna zio Goodman. Oh, zio Goodman, vula vula Goodman. So meglio il russo dell'inglese, me ne sono accorto. Adesso stendi la mano, fa che io sia sano, protetti sempre babbo e mammina, vedi dal cielo la mia casina. Ma dove le ha trovate queste penitenze? Zitto! E canta insieme a me, va pensiero sulla pedoriana. A pedoriana? Alidorata, mi sono sbagliato. È un'ora che non ne prende una, father. Ma perché ne hai presa una tu? The Braille of the Zumping. Adesso per punizione farai una flessione doppia, cioè una riflessione, ok? Primo, perché piove sempre sotto la doccia anche se fuori fa tempo bello. E pensi che è sempre così. Secondo, in quante categorie di pesci si dividono i pesci? Io lo so, sono il gemello più furbo. Posso dirlo io? Voglio dirlo io. Ah, ah. Sono il migliore, lo dico io. Ah, ah. Ce l'ho qui sulla punta del naso, spero presto vada sulla punta della lingua, se no non riesco a dire niente. Ah, ah. Io sono quello che lo sa, lui è un bambino, sono un impostore. Sa solo uccidere dei piccoli insetti con dei francesismi, cioè mo, moscherì. Io so la verità sui pesci. No, io lo so. Posso dirlo io? I pesci si dividono se si odiano, se no non si dividono. Si dividono in celenterati, smisurati, fracanzani, benetti, rossi, pesci dolce, pesci tappa, pesci cappa, maglia rosa, maglia gialla, prendi solo, il resto è gala. Maglia rosa, maglia gialla, prendi solo questa gala, sei sicuro? No, io lo so, il pesce si divide in pesce da bere, la sorsola, per esempio, il sugolo, quella forma di mollica di pane che gira per tutta la scodella finché non l'ha finito, il pesce papussa che dorme vicino al letto del fiume dentro una pantofola, vicino al pesce comodino che fa sempre lo stesso verso, vacci tu, vallo a prendere, portalo tu, non posso, vicino al pesce palla che sono stanco, dai, per favore, portami a casa. Vicino al pesce nome, il Lucio, il Gianni, l'Elisabetta e il pesce Margherita che fa squamano, si suicida, squamano. C'è un pesce che si chiama Margherita e fa squamano. No, io lo so. Allora, i pesci possono fare e non fare alcune cose, ma soprattutto sono molto pericolosi. Si pensi allo squalo, all'orca, alla sogliola, alla mugnaia, si ti do attraverso col piatto. Io lo so cosa possono fare i pesci e cosa possono non fare, tu no. I pesci possono fare gargarismi? No, se no annegano. Non possono fare neanche la respirazione a bocca, se no abboccano e muoiono. E questo è un trauma della vita, i traumi della vita li dico io. Oltre al mio, i traumi della vita sono circoncisione del naso, se riescono a fartelo, suonare il campanello dell'inquilino di fianco dicendo scusi, un errore, ma che numero ho fatto? Basta, ciao. Basta, Jean. Ok? Adesso, basta. Perché io, come vi sarete accorti, non sono solo il vostro confessore, il vostro prete, il vostro parroco, ma io sono qualcosa di più. Io ho poteri che voi non vi immaginate neanche. E siccome non me li immagino neanch'io, il primo che se li immagina avverte gli altri, ok? Oh, non posso stare in un vuoto di potere così. È successo tutto da quando mi sono fatto una casa in campana. Dice, bella la vita di campana? È da suonati, cosa vuoi che sia? Non è un greco. Se devi farti una casa in campana, fatela lontana dal batacchio, mezza ora, quarto d'ora, non ci vivi. Io sono cambiato, da allora sono molto cambiato. Io se c'è qualcuno che sta male lo curo, ma se c'è qualcuno che sta bene lo ammalo. Cioè porto sfiga, poi la vengo a riprendere perché non posso lasciare fuori tutta notte, ne ho bisogno per far evitare piccoli incidenti, farne fare dei più grossi che senza i miei poteri non sarebbero mai successi. Sono il genietto delle strade, se c'è qualcuno che deve attraversare, paf, lo porto di là. Ma se non deve attraversare, paf, lo porti là lo stesso. Sono il re del dispetto. Se c'è una donna di 90 anni che deve attraversare la strada, paf, la porto di là e la ringiovanisco anche sui 2-3 anni. Dai 2-3 anni, paf, la riporto ai 90. Dai 90, paf, ai 2-3 anni. Ogni tanto, quando c'è molto traffico di camion sulla strada, gli faccio compiere i 50 anni lì sulla mezzeria. Se si vedono dei pezzi di vecchina saltare, vuol dire che il compleanno non è andato da Dio. Ma la vecchina sì è andata da Dio. Beata. Forse questo l'aldilà, è l'altro lato della strada.
Ma io ho poteri che voi non vi immaginate neanche. Io posso imporvi le mani, ma alla fine vi consiglio i piedi, sono incoerente. Io posso anche rubarvi le borse sotto gli occhi, purché siate stanchi, sennò non ce la farei mai. Io ho una forza incredibile, non ci crediamo, è incredibile! Io posso farvi fare cose che non credete. Adesso tu lavati i denti per 9 giorni, mi verrà il gomito del dentista, fregatene! Tu apri porte e cancelli solo col malleolo, e se mi viene il piede di porco, zitto! Tu sta seduto su una seggiola dura e di metallo per 10 anni, ma mi verrà il culo di Rubik! Vedremo di girartelo e rigirartelo finché non ti torna il tuo, coi colori, capisci? È tutta una questione di energia, la vita è energia, è tutta energia, ecco la differenza tra Lenin e Lenel, è tutta questione di energia. Io posso con la mia energia negativa bloccarvi le gambe, non riuscite neanche più a fare le scale con le gambe bloccate, c'è solo un modo di fare le scale con le gambe bloccate, vai! No! State facendo le scale ma non vi muovete dal pianerottolo! Allora suonate col pianerottolo, già che siete lì. Forza, suonare, suonare, anche la tromba delle scale, ma suonate tutto! La vita in musica! Adesso tu canterai la prima canzone che ti viene in mente. Avevo preparato la seconda. Zitto! È orrenda la prima. Canta, canta, il significato è quello che conta. Tu canta, il significato conta. Vai, vai, canta, ma è orrenda, canta! Tutto più veloce, tutto più precoce, la salvezza viene volando. Beh, è veramente orrenda. Adesso tu canterai la seconda canzone che ti viene in mente. Avevo preparato la prima, zitto. Sarà sempre più bella di quella del tuo gemello. Vai, canta, veloce, canta. Cuocetevi le uova e viverete sodo, tanto per rinascere e scoprirete il modo. Beh, non ci crederai. Mi viene nostalgia dalla canzone di tuo fratello. Non l'ho mai amata, eppure sentendo la tua voglio di risentire la sua. Siete cantanti in erba, cioè appesi a un filo, questa è la verità. E io sono il giardiniere della vita, quindi posso radervi dal suolo. Basta che vi sdraiate, sennò non ce la faccio. Almeno ascoltate i miei diktat, i miei comandamenti. Ascoltateli, primo comandamento. Non schiacciare la meba. Una meba al giorno toglie 3 ore del soggiorno. Secondo comandamento, imparare meglio i proverbi, giusto? Terzo comandamento, ricorda che se la faccia fa una rapina, anche l'occhio vuole la sua parte. Quarto comandamento, non me lo ricordo. Quinto, me lo ricordo, ma non ve lo voglio dire. Sesto comandamento, non portare mai la tua donna nella baia dei porci. Capirà più avanti. Settimo comandamento, ottavo, non lo so, tanti numeri non contano. Siamo noi che contiamo con loro, ma a loro non ne frega niente. Settimo comandamento, dicevo, ricorda che il cannibale buono è soltanto anoressico. Basta. Il cannibale buono è soltanto quello anoressico. Non è fame, è proprio un carattere, capito? Nono comandamento, ottavo, non lo so. Cerca un pellicano, portalo a casa, sfamalo, sbevilo, smangialo, sdormilo e alla fine spicchialo. Se di notte verrà un amico in casa tua, potrai dire di aver trovato un tesoro. E il pellicano? Portalo via, che puzza da far schifo, portalo via! Ma non ci si dura qua dentro, il dio dell'aglio, il pellicano, ma basta! Undicesimo comandamento, è inutile accampare dei diritti se i doveri non amano campeggiare. 12esimo, guarda che lo sento che è ancora qua il pellicano, per favore! 13esimo comandamento. In iugit sentimenta dei takfobel maknibel, che tradotto dal latino al latino, cioè quel tanto che basta perché c'è anche un po' di tedesco, significa non si esce dalla vita se non si è salvato qualcuno, quindi salve vobis. Giunti così alla vera fine della mia vita, lascio a Jean Valjean tutti i miei detti, i miei pensati, le mie riflessioni, la mia forza, la mia energia, il mio cuore, il mio ego e superego e anche il mio Ugo e superugo. E spero di non aver dimenticato niente. Ah, gli lascio anche il mio pellicano, tanto ormai è marcio. Non potendo salutare e ringraziare tutti quelli che ho conosciuto nella vita, saluto e ringrazio almeno quelli di cui mi ricordo. E comincio da Mirko Agnasi, detto Tombola, perché ci giocava sempre. Fabio Astolfi, detto Tombola, perché non ci giocava mai. Silvia Nacorda, detta 3-7, per gli sbraghi che portava nei pantaloni quando giocava Tombola. Saluto anche Antonella Riboldi, che quando aveva la bocca impastata riusciva a fare la sfoglia con la lingua. Brava Antonella, brava anche la lingua. Saluto Ciro Bernardi, che andò di testa per la suocera. Piero Bernardi, che andò di corpo sulla suocera.
è una forma d'affetto più indelebile. Saluto anche Nara Simis, Pietro Guerrino, Tondo Rubens, Gran Jerry, Sonia Lelli, Jordan Manei e anche la piccola Mirella Genie, detta afta episodica, dal suo amore per Gionco, vitello di belle speranze ma mai vaccinato. Saluto anche Sonia, che da quando baciò un anestesista non si è mai più svegliata. Saluto Donatella Pluff, la donna cannuccia, quindi grassa grassa non deve essere. Saluto Paolo Cirri, Tano Cirri, Ed Cirri, Michele Cirri, Giulio Cirri, Dario Cirri, detti Cumuli Nembi. E saluto anche Antonio, posseduto dal demonio, ma poi rivenduto a metà prezzo. Prese l'estrema unzione e scivolò per l'ultima volta. Un saluto particolare Paolo Pandolfi, Carla Pandolfi, Gina Pandolfi, detti Pandolfi. Saluto anche Cosimo Auletta, soprannominato in classe, per favore. E un bacio a Benedetta. Detta, detta! Saluto Jean, a cui lascio niente. Jean, Jean, a cui lascio niente, niente. Ma specialmente saluto Jean per Jean. Uno, Bino, doppio, quappio, genio, stracchino, ma soprattutto confessore universale. E sono tutte belle le mamme del mondo. Grazie. Lord.